Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Giorni fa avevo fatto un video contro la violenza sulle donne, ora invece faccio un video di autodifesa femminile e questa è la prima volta per cui sono molto emozionata, emozionatissima, perché partecipa una di voi a questo video. Perché praticamente questa ragazza mi ha fatto, diciamo, delle domande alle quali io devo rispondere, quindi non è stata proprio una mia idea. E quindi eccovi, vi lascio al video. Sinceramente no, perché in realtà, anche se mio padre, perché lui comunque ha questa passione, mi ha sempre invogliato ad andarci perché, sa, non si può mai sapere se in giro o no, perché io dico sempre, ma è roba da maschio, anche se casomai non è assolutamente vero perché parecchie donne fanno corsi di autodifesa, quindi è più una mia fissa. Premetto quello che ho detto prima, che non ho fatto nessun corso, però certe volte mio padre mi insegna qualcosa, quindi in realtà lui, in certo senso, sì, li conosco, per esempio so che un punto vulnerabile è questo punto qua, un altro è qua, altro è qua, poi ce ne sono anche altri che non li conosco, però conosco questi. Sinceramente, premetto sempre che sono contraria alla violenza, però se proprio devo reagire, diciamo che lo farei stancare perché tenendo presente che l'uomo è sempre, nella maggior parte dei casi, sempre più forte della donna, quindi io lo farei stancare, quindi casomai se lui per esempio mi deve colpire, faccio un'ipotesi, mi arriva il pugno così, io mi scanso e quindi alla fine lui si in un certo senso si stanca e poi gli darei il colpo di grazia, quindi lo colpirei, che ne so, le parti più vulnerabili per un uomo. Sinceramente, allo stomaco. E avendo visto parecchi film, vedo che funziona sempre. Chiaramente, fuggirei perché anche se io ho colpito, diciamo, il mio aggressore, comunque non posso stare lì a fare altre cose perché non sappiamo se poi mettiamo caso lui si riprende e poi alla fine mi aggredisce di nuovo, poi non avrò la forza perché casomai ho già usato il mio piano e non ho un piano B, quindi meglio scappare. Allora, la prima tecnica l'ho detta prima. È quella di farlo stancare, oltre il dovuto, per poi dargli il colpo di grazia. La seconda tecnica è proprio colpirlo nelle parti basse, secondo me. Sinceramente no, perché sarebbe come imbrogliare. Mi spiego, quando si combatte, si deve combattere lealmente, quindi o usiamo una determinata arma, tutte e due, o nessuna dei due, però non esiste questa cosa, io uso questo perché così vinco. Non esiste, quindi sono proprio contraria. Dipende, perché? Perché se si usano questi corsi soltanto per autodifesa, ciò significa io faccio questo corso, vado in giro, mi trovo un aggressore davanti che mi aggredisce e io mi devo difendere. Allora sono d'accordo che può servire. Però,
Se si usano questi corsi per fare a botte, per prendersela con i più deboli, perché tanto si sa già che si vince, perché casomai si stanno imparando tutta una serie di tecniche per sconfiggere l'avversario, allora io sono contraria. Bene ragazzi, per oggi è tutto, ci rivediamo al prossimo video.